Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Eleonora e oggi in questo video parleremo del nuovo social BeReal. Come anticipato a inizio video, oggi parleremo di questo nuovo social che si chiama BeReal. In realtà non è proprio nuovissimo, perché appunto è stato creato in Francia all'inizio del 2020, però diciamo che ha spopolato in tutto il mondo a metà 2022. Infatti anch'io ho sentito parlare solamente in questi pochissimi giorni di questo nuovo social. Mi sono un po' documentata e ho deciso di girarvi questo video per darvi maggiori informazioni in più riguardo a questo nuovo social, rispondendo ad alcune semplici domande che ovviamente ognuno di noi si sarà fatto una volta che magari avrà visto questo nuovo social e vorrà appunto capirne un pochettino di più. Allora io direi di partire con la prima domanda, diciamo la più classica, quindi che cos'è questo BeReal? BeReal praticamente è un nuovo social senza filtri che ti dà la possibilità di poter essere te stesso, a diversità di Instagram che ti dà la possibilità di poterti scattare più foto durante il giorno, poterle modificare con i filtri, magari scegliere una location adeguata, poter diciamo preparare il tutto prima di effettuare una foto. BeReal non ti dà questa possibilità. BeReal praticamente ti dà la possibilità di scattare una foto durante la tua giornata, così nella tua quotidianità. Come si inizia a utilizzare questo nuovo social? Molto semplice, basta scaricare l'applicazione sul proprio cellulare, sia di Android sia di iOS. Una volta scaricata questa applicazione dovete passare alla registrazione del vostro nuovo account. La registrazione è molto molto semplice, vi chiederà il vostro nome, la vostra data di nascita, vi chiederà anche il numero di cellulare attuale, insomma il numero di cellulare che state utilizzando per creare il vostro account. Ovviamente questo numero di cellulare servirà solamente per questo scopo, quindi non verrà mostrato a nessuno, rimarrà diciamo privato, e servirà per mandarvi un messaggio sul vostro telefono dove appunto ci sarà un codice. Questo codice andrà incollato su questa pagina di BeReal per attivare il vostro nuovo account. Dopodiché passerete alla creazione del vostro account, quindi dovrete decidere il vostro username, scrivere una breve biografia e mettere magari una vostra fotografia. Una volta fatta la registrazione si avvierà la fotocamera per la prima fotografia, quindi non sarete voi a decidere quando fare la prima foto, praticamente l'applicazione aprirà in automatico la fotocamera sia anteriore che posteriore e voi dovrete scattare la prima vostra foto in un lasso di tempo di 2 minuti. Quindi sì, praticamente BeReal non vi dà la possibilità di poter scegliere quando scattare la foto, ma sarà proprio questa applicazione a decidere per voi e a darvi un lasso di tempo specifico per potervi scattare quella foto. Quindi tutte le fotografie che voi farete con BeReal avranno un tempo massimo di 2 minuti, quindi in questo lasso di tempo voi dovrete fare la vostra fotografia in qualsiasi posto voi siate e in qualsiasi mood voi siate, quindi non vi darà la possibilità di potervi preparare e di poter preparare anche una location adeguata per farvi una fotografia. Quindi voi dove siete vi scatterete questa vostra fotografia. Ovviamente dall'applicazione potrete anche scegliere chi potrà seguire, chi potrà vedere le vostre fotografie e rendere appunto il vostro profilo privato o pubblico. A diversità di Instagram qua non ci sono follower, quindi nessuno potrà diciamo seguirvi come su Instagram e nessuno vi potrà mettere like ai vostri post. Successivamente vi spiegherò anche la modalità di commento sotto i vostri post. Quando voi avrete creato il vostro profilo potrete anche decidere chi seguire e con chi condividere i vostri post tra i vostri amici, quindi attraverso diciamo il pulsantino che troverete nell'applicazione vi si aprirà tutta una schermata degli amici che avrete nella vostra rubrica telefonica. Dovrete inviare una sorta di messaggino WhatsApp per invitare loro a iscriversi a questa nuova applicazione, a registrarsi in questa nuova applicazione e condividere con voi tutti i post che appunto metterete all'interno di questa applicazione. Ovviamente tutti i vostri amici potranno vedere i vostri post e potranno condividere il post nello stesso preciso momento in cui voi condividerete il vostro. Come funziona in questo caso? Allora praticamente funziona così BeReal, in poche parole: durante il
giorno BeReal vi manderà una notifica sul vostro telefono. Una volta ricevuta questa notifica, che vi invita appunto a scattarvi una fotografia in quel momento, voi aprirete la vostra applicazione e vi si apriranno in automatico le due fotocamere, quindi quella anteriore e quella posteriore. Come vi ho detto, avrete solamente un lasso di tempo di 2 minuti per potervi scattare questa fotografia, quindi una volta che avrete scattato questa fotografia potrete condividerla all'interno del vostro feed, quindi del vostro, di questo social. Questa fotografia, se scattata in tempo, vi darà la possibilità di poter vedere ciò che condividono tutti i vostri amici, proprio perché in quel lasso di tempo che voi scatterete la fotografia anche i vostri amici faranno altrettanto, quindi sarà una cosa simultanea. Però voi potrete vedere i contenuti che scatteranno i vostri amici solo se avrete fatto questa fotografia nel lasso di tempo di 2 minuti. Se questa fotografia verrà, diciamo, scattata oltre questo lasso di tempo, l'applicazione non vi darà la possibilità di vedere ciò che i vostri amici pubblicheranno, mentre i vostri amici vedranno il vostro post con, diciamo, la scrittura della pubblicazione della vostra fotografia che è stata fatta in ritardo. Quindi in quel momento loro sapranno che voi non avrete la possibilità di poter vedere i loro contenuti. A differenza di Instagram, qua su BeReal non ci sono né follower e non ci sono né like, ma ci sono i Realmoji. Allora, come funzionano questi Realmoji? Che cosa sono questi Realmoji? Allora, praticamente voi quando avete scattato la vostra foto e l'avete pubblicata all'interno del vostro feed, sia pubblico che privato, le persone che visualizzano il vostro post possono mettere un Realmoji. Che cos'è questo Realmoji? Praticamente tutti coloro che visionano il vostro post possono scattarsi una foto al momento mettendo, diciamo, una reazione per il vostro post. Per esempio, se il post è piaciuto a Pinco Pallino, si scatterà una foto al momento, magari con il pollice in su, e ve la invierà. E quelli sono i Realmoji. Quindi le persone che vi seguono, comunque anche voi, potete scattarvi una foto al momento per mandare magari a un vostro amico una reazione per quanto riguarda un suo post. Ovviamente, se la foto che voi avete scattato in quel momento non vi piace per qualsiasi motivo, potete decidere di cancellarla e farne un'altra. In questo caso cosa succede? Succede che voi avete sempre la possibilità di poter scattare una foto entro i 2 minuti canonici che appunto l'applicazione vi dà, e una volta pubblicata la foto che ovviamente più vi aggrada, l'amico che vedrà la vostra foto vedrà anche quanti tentativi di scatto di quella foto sono stati fatti. Quindi mettiamo caso che voi magari fate la prima foto, la vedete e non vi piace, quindi la cancellate, ne provate a fare un'altra, la vedete e non vi piace, ne fate un'altra, magari quella, diciamo, è passabile, e la pubblicate. Il vostro amico che vedrà il vostro post vedrà che voi prima di pubblicare quella foto ne avete già scattate altre 2, quindi vedrà la quantità di foto che voi avrete scattato prima di pubblicare quel post. Una volta condivisa questa foto c'è la possibilità di cambiare anche le impostazioni di questa foto, quindi se magari è una foto che non vi piace mostrare, diciamo, a tutto il mondo e volete mostrare solamente ai vostri amici, c'è la possibilità di cambiare le impostazioni al momento della pubblicazione dello scatto. Quindi vicino, diciamo, al vostro scatto ci saranno 3 puntini. Quei 3 puntini, una volta cliccati, vi daranno la possibilità di cambiare, diciamo, il modo di visualizzazione di quella foto. Quindi potete decidere se farla visualizzare a tutto il mondo o farla visualizzare solamente agli amici. Una cosa importante da ricordare è che, come vi ho detto prima, quando si aprirà l'applicazione che appunto vi chiederà di scattarvi questa foto, entrambe le fotocamere si attiveranno, quindi voi quando scatterete la vostra foto, magari vi fate un selfie, sappiate che anche la fotocamera posteriore riprenderà un qualcosa e scatterà una seconda immagine. Quindi quando voi pubblicate la vostra fotografia su BeReal, vedete appunto che come prima immagine principale ci sarà la fotografia, diciamo, della fotocamera posteriore, e in alto sulla sinistra vedete, diciamo, la piccola fotografia che vi sarete fatti frontalmente. Quindi ovviamente quando scattate questa foto, che ovviamente deve essere fatta entro 2 minuti, dovete cercare di catturare sia un'immagine bellina posteriormente che anteriormente. So che è molto difficile, perché io ho provato per la prima fotografia a scattarmi, perché appunto non sapevo
vedendo come funzionava questa applicazione, insomma ho fatto una cosa un po' così, però insomma ho scattato questo primo selfie non sapendo che magari dall'altra parte, insomma, la fotografia scattava un'altra cosa. Quindi nel momento che io mi sono fatta il selfie, dall'altra parte praticamente ho ripreso il muro. Quindi quando vi fate questa fotografia, cercate magari di, oltre a inquadrare voi, di inquadrare qualcosa di carino anche con la fotografia posteriore. Ovviamente se il vostro profilo verrà visualizzato solo dagli amici, tutti i post che metterete appunto verranno visti solamente dagli amici, quindi nessun altro potrà vedere il vostro post. A differenza invece se il vostro account lo mettete pubblico, quindi qualsiasi persona del mondo potrà visionare il vostro post e mettere appunto una real emoji, quindi poter, diciamo, contattarvi in qualche modo con queste fotografie prese al momento con una reazione di quel momento per quanto riguarda la foto pubblicata in quel momento. Ovviamente se nel vostro feed magari c'è una fotografia che non vi piace particolarmente e non la volete neanche far vedere agli amici, quindi condividerla con gli amici, potete ovviamente eliminarla. Quindi accanto alla fotografia avrete la possibilità di entrare nelle impostazioni e decidere di eliminare in tutto e per tutto questa, diciamo, fotografia, questo post da questa applicazione. Quindi né voi né i vostri amici vedranno più questa fotografia. Allora, cosa ne penso io per quanto riguarda questa applicazione? Allora, penso che sia un'applicazione molto limitata, perché appunto io sinceramente quando entro in un social non voglio che nessuno decida per quanto riguarda quello che devo postare, come lo devo postare, quando lo devo postare, cioè voglio avere un social che mi dà la possibilità di poter decidere in autonomia, cosa che invece BeReal non è, perché appunto BeReal tramite questa notifica che ti arriva sul telefono ti dà la possibilità in quel momento, in quel lasso di tempo, di poterti scattare una foto in qualsiasi posto tu sia e in qualsiasi mood tu sia. Trovo che sia un'applicazione più indirizzata sul genere giovanile, quindi magari sono i giovani ragazzi che non hanno una vita lavorativa, quindi non hanno una giornata molto impegnata, no? Anche perché se si pensa che magari questa applicazione viene scaricata da una persona che lavora tutto il giorno e che non ha la possibilità di potersi scattare questa benedetta fotografia quando l'applicazione te lo richiede, è molto limitante, no? Quindi penso che sia un'applicazione più pensata per, diciamo, la classe giovanile, magari una classe giovanile che frequenta ancora la scuola e che ha la possibilità di avere, diciamo, maggior tempo per poter stare dietro a questa applicazione, quindi per poter, diciamo, scattarsi una foto quando appunto l'applicazione ti permette di farlo, anche perché, come vi ho detto, sarà l'applicazione stessa a mandarvi questa sorta di notifica che vi invita in quel momento a scattarvi questa foto in questo lasso di tempo. Quindi secondo me è un'applicazione molto limitante, non fa sicuramente, diciamo, al caso mio, anche se io appunto ho aperto questo profilo e insomma vedrò più avanti poi il funzionamento, ma non fa al caso mio non tanto per quanto riguarda i filtri o per imbellettarsi, no, ma non fa al caso mio perché praticamente ti pone degli obblighi, cosa che io sinceramente non voglio quando sono su un social. Voglio essere libera di fare ciò che voglio, di postare quello che voglio, come voglio, se con filtri, senza filtri, quindi devo essere io a decidere se in quel lasso di tempo o in quel lasso giorno voglio magari mettere una foto così di me al naturale, magari anche struccata, e pubblicarla a tutti, cioè senza nessuna vergogna, no? Però devo essere io a decidere questa cosa, non deve essere un'applicazione a decidere per me. Voglio essere io a decidere se magari oggi mettere una foto di me che magari sono, diciamo, sul gabinetto o sono in bagno così al naturale, o invece di mettere una foto di me che magari sono vicino alla Torre Eiffel e mi faccio una bellissima foto Instagram. Quindi devo essere io a decidere della mia vita e a decidere cosa voglio postare nella mia vita, no? E in quel lasso di tempo della mia giornata, non deve essere un'applicazione a farlo. Capisco che magari le foto naturali sono, diciamo, le più belle, no? Perché esprimono la nostra naturalezza, ne esprimono in quel momento come siamo realmente, no? Però secondo me è anche bello poter decidere se in quel momento noi vogliamo postare una foto naturale o vogliamo postare una foto ritoccata. Quindi io non so voi cosa pensate per quanto riguarda questi social, se preferite più un social dove avete la possibilità di poter decidere in autonomia cosa postare e cosa non postare, quando postare, in che orario postare e quante cose postare in quel lasso di tempo e in quella data giornata, oppure magari preferite un social che non vi dà la possibilità di appunto decidere voi, ma far decidere direttamente a questo social, quindi di inviare, diciamo, di mettere una fotografia
teoria in quel lasso di tempo, in quel momento preciso sul vostro social. Fatemi sapere la vostra per quanto riguarda questo nuovo social, se appunto lo avete già scaricato, se ne avete sentito già parlare, cosa ne pensate, se vi piace che un social vi obblighi a farvi una foto in quel lasso di tempo e in quel momento della vostra giornata, o magari preferite un social che vi lascia decidere in autonomia quanti post mettere, come fotografarvi, quale foto fare, in che lasso di tempo farlo, quindi vi lascia tutta l'autonomia per poter postare le vostre foto sui vostri social. Quindi fatemi sapere la vostra sotto un commentino. Quindi per quanto riguarda questo video su questo nuovo social BeReal, penso sia tutto. Ovviamente se avete domande da farmi scrivetemelo giù nella sezione commenti, e niente ragazzi e ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e abbia risposto alla maggior parte delle vostre domande per quanto riguarda questo nuovo social. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti!